Nei primi 9 mesi del 2019, analizzando i dati dell'Agenzia delle Entrate, è confermato il trend di crescita del mercato immobiliare italiano rispetto allo stesso periodo del 2018. Le transazioni a livello nazionale sono infatti in aumento del 5,7%. Continua quindi la fase positiva del mercato iniziata nel 2014, trainata da prezzi e mutui ancora accessibili. Fra le grandi città, Milano si rivela ancora una volta quella più dinamica, con un aumento delle compravendite del 9,4%, seguita da Bologna con più 8,7%. Spicca invece il dato negativo di Firenze, che chiude con meno 6,7%. Interessante la crescita del 7,1% di Genova, che già da diversi trimestri vede un mercato in ripresa. In particolare nel terzo trimestre del 2019 si nota un miglioramento in tutte le grandi città, ad eccezione di Bologna e Verona, che hanno avuto una lieve frenata rispetto a quanto registrato nel secondo trimestre. A livello territoriale sono state le realtà del Nord Italia a performare meglio, con il più 6,7%. Basandosi su questi dati, le previsioni sono confermate. Il 2019, insomma, dovrebbe concludersi con 590-600.000 transazioni.